Sono ancora in tempo per prendere qualcosa di fresco per la cena. Entro nel supermercato più vicino e vado verso il banco del pesce. Mi faccio pulire un'orata. Al banco della frutta scelgo un limone. Al riparto dei farinacei prendo un paio di scatole di pane sardo. Andando verso la cassa vedo il reparto del cioccolato e scelgo una tavoletta di fondente con nocciole intere. Prendo la più grande, che ha all'incirca la superficie di una tavola da surf. Scelgo la migliore marca di cioccolata che vendono. Il supermercato è l'unico posto dove non vado a spese. Scelgo sempre le marche che costano di più. Una volta uno che faceva il direttore mi ha detto che il ricarico sul prezzo di fascia bassa è molto maggiore di quello di fascia alta. La ragione è che si cerca di compensare il basso guadagno che il punto vendita fa sugli articoli più costosi con il ricarico che viene applicato su quelli più economici. Per esempio, la cioccolata che al supermercato paga 10 euro al chilo viene venduta a 20 e quella che costa 15 viene venduta a 23. Questo significa che per il consumatore il rapporto qualità-prezzo degli articoli più costosi è sempre più alto di quello degli articoli economici. All'uscita c'è un uomo che chiede l'elemosina. Io faccio quasi sempre la carità. Dare l'elemosina mi dà l'idea che dopo il mondo sia appena un milionesimo più giusto di prima. Mi hanno detto che in India è difficile dare l'elemosina perché la chiedono tutti. In Italia, specie in provincia, è molto più facile. Ho sempre avuto paura di dare l'elemosina alle persone sbagliate, cioè a quelli che non sono davvero poveri. Perciò quando do un euro a questo signore penso, speriamo che sia davvero povero, il che è manifestatamente un controsenso. Forse vivere da poveri è una soluzione per non dover lavorare. Almeno in Italia c'è la copertura sanitaria. Anche se vivi per strada ti curano. Non è come negli USA dove i medici del pronto soccorso ti mettono su un tassi e ti fanno scaricare in una strada secondaria. Quest'uomo sembra povero davvero e mi ringrazia, come se gli avessi salvato la vita. Chissà dove dorme stanotte. Forse non ha un riparo e dorme per strada. È uno a cui manca uno spazio privato. Uno spazio privato è una cosa fondamentale. Spero di non diventare mai un barbone. Una settimana fa volevo comprare una Mercedes e oggi scongiuro di diventare un barbone. C'è un'evidente evoluzione nella mia vita. Quando metto la spesa nel bagagliaio mi accorgo che gli spigoli della scatola del pane sardo hanno bucato il sacchetto di plastica. I sacchetti della spesa sono molto più sottili che un tempo. Pensavo che avrei detto cose del genere a 60 anni e invece mi trovo a dirle molto prima. Mi tolgo le scarpe e le lascio sul pianerottolo. La prima cosa che faccio appena entrato è accendere il forno. Poi accendo la TV su un telegiornale e intanto apparecchio la tavola. Per compensare gli estremi di mio padre ascolto il TG3. Spero che ne risulti, nei pranzi domenicali, una versione del mondo più realistica. Taglio un foglio di carta da forno grande quanto la teglia. Appena la temperatura del forno è quella giusta, metto il pesce nella teglia assieme a due fette di limone e qualche pomodoro ciliegina tagliato a metà. Aggiungo un po' d'olio in forno. Imposto il contaminuti e vado ad accendere il computer. Accade per la cassettiera ciò che è successo per il tavolo. Nessuna offerta in asta, ma una mail in cui mi si offre circa la metà della mia richiesta iniziale. Evidentemente anche stavolta ho chiesto troppo. Sarebbe già un affare a questo prezzo, ma decido di aspettare. L'orata è pronta, tolgo la pelle su un lato del pesce e metto un po' d'olio crudo sulla sua carne bianca. Comincio a masticare e sento che è fresco. Mi sento meno in colpa rispetto a quando mangio carne. È anche merito del colore meno animale. Il bianco mi fa sentire più innocente di quanto non faccia il rosso del manzo o del maiale. Questo non significa che i pesci sentano meno dolore né che meritino di vivere meno di una mucca. Eppure qualcosa mi dice che la natura sappia dare dei segnali molto chiari di ciò che è giusto e di ciò che lo è meno. Ho aperto una bottiglia di spumante. Non è necessario essere in compagnia per bere e mangiare bene. Mentre il prosecco balla il tip-tap sulla mia ugola, squilla il telefono.
Potrebbe essere padre Ortamonti. Una settimana fa non avrei mai immaginato di avere una relazione così assidua con un prete. Sputo una piccola spina e vado a rispondere. È proprio lui. Evidentemente mi considera il suo spacciatore di arredi antichi. Padre Ortamonti, buonasera. Sì, l'ho ritirato. Certo, tutto a posto. Non c'è fretta. Per il saldo possiamo vederci anche la prossima settimana. Ah sì, la credenza a vetri. Lunedì? Va bene, allora facciamo lunedì sera. D'accordo, alle 8.